Ciascuna di voi prova a incontrare uno dei personaggi che si trova davanti. Ciascuno può sceglierne uno. Quello che gli va più a genio, quello che lo colpisce di più. Provate a osservare la forma del suo corpo. Vedere in che posizione è messa. Come è fatto? È forte, potente, è dolce, è impaurito, è in equilibrio, è in bilico, è sospeso. Provate adesso a concentrarvi sull'oggetto che ha in mano o sull'oggetto che indossa, che è l'oggetto che ha solo lui o lei. E se diventate una divinità potete anche fare qualche domanda agli umani che incontrate, che avete davanti. Adesso vi saranno dati dei fogli e ciascuno di voi disegnerà l'oggetto che il vostro personaggio porta in mano. Allora, benvenuti. In realtà, come qualcuno ha fatto notare, in questa immagine non si vede. Non si vedono bene i personaggi. In realtà questa attività viene fatta al Museo Spinola. Almeno noi portiamo i ragazzi di prima in questo museo e chiediamo loro di sdraiarsi proprio sul pavimento di questo salotto e di osservare questo affresco che è sul soffitto. Entrano con la musica, esattamente come avete fatto voi. In realtà fanno attività corporea, nel senso, quando io vi chiedevo immaginate di assumere la posizione di questa divinità, i ragazzi lo fanno davvero e si lavora moltissimo sull'espressione corporea. E i ragazzi davvero pronunciano la parola che immaginano che la divinità stia dicendo in quel momento, davvero fanno delle domande alle divinità. E in questo modo cosa succede? Incontrano la mitologia classica attraverso quindi un'esperienza emotiva in cui sono coinvolti i sensi e le emozioni prima ancora che altri aspetti. E perché tutto ciò? Perché questo è l'inizio di un'unità didattica che noi chiamiamo Mito. L'inizio in realtà è la seconda puntata di questa unità didattica che chiamiamo Mito. E volevo farvi vedere le foto di questi ragazzi a Palazzo Spinola. Allora, come vi dicevo, dopo questo momento in cui entrano in silenzio una alla volta, ciascuno si siede e disegna un particolare. Ed è interessante perché in questo modo anche i ragazzi con DSA, che quindi se avessimo avuto un approccio più legato alla scrittura, alla lettura, si sarebbero forse bloccati, qui DSA, ragazzi con handicap di varie entità, partecipano tutti, agitati, tranquilli. Partecipano tutti con un livello di concentrazioni generalmente straordinario, nel senso che anche chi generalmente è molto molto distratto davanti a una lezione frontale, in questa situazione in cui è coinvolto a livello emotivo, riesce a concentrarsi, a partecipare al pari degli altri. Ovviamente non si può, non è detto che questa attività la si possa svolgere anche in una scuola, in cui non è possibile magari portare i ragazzi fino a Palazzo Spinola perché magari non si ha la compresenza, non si ha la possibilità di uscire in due. A questo punto una possibilità è fare come abbiamo fatto qui, proiettare le immagini delle divinità, l'immagine dell'affresco o in una LIM o in un'aula cinema o in classe, però l'importante è, come vedete, spostare i banchi e far sì che i ragazzi possano svolgere attività corporea, che comunque ci sia un approccio attraverso altri linguaggi, quindi il corpo, il linguaggio grafico, la musica, che quindi emoziona e crea un'atmosfera un po' diversa. È importante che anche quando svolgono l'attività grafica possano sdraiarsi, possano sedersi un po' come vogliono loro. Vi volevo far vedere un video dei ragazzi che arrivano, nel senso che
non è importante solo il contenuto in questa unità didattica, ma è importante soprattutto il modo in cui si approccia a questo contenuto. Cioè l'insegnante di italiano a quel punto deve un attimo uscire dal contesto tradizionale, insomma, sono io che vi racconto qualcosa, ma sono io che vi accompagno all'interno di un'esperienza. E vi faccio vedere questo. Io insegno italiano e a me colpisce come i ragazzi, qui io prendo i ragazzi per mano e li accompagno dentro alla sala, li accompagno, gli dico fidatevi di me, non vi farò sbattere in giro, vi accompagno, vi sedete, vi sdraiate, aspettate tranquilli. E io credo che per loro sia anche un'emozione prendersi per mano l'insegnante di italiano, affrontare l'emozione, la paura, non poter vedere dove stanno andando, doversi fidare. Qui i ragazzi, come vedete, sono bendati, mentre voi siete entrati a occhi aperti e i ragazzi sono molto più emozionati di quanto foste voi. Forse proprio perché si fidano e hanno voglia di un'esperienza che sia emozionante, hanno voglia di emozionarsi. Quindi entrano bendati, si sdraiano bendati e a un certo punto noi chiediamo loro di togliere la benda e incontrare la divinità. Vedete questa ragazza al centro, i ragazzi la stanno togliendo e incontrano la divinità. Quindi è davvero una sorpresa. Come vedete le dimensioni delle immagini sul soffitto sono ben più grandi, quindi loro vedono questa affresco in cui ogni personaggio è rappresentato molto bene. Decisamente, cioè con questa preparazione emotiva e il fatto di entrare bendati, la musica, l'effetto emotivo, l'impatto emotivo è decisamente superiore. E forse bisogna tenere conto che giustamente, come ha detto Laura prima, questo solitamente è il secondo incontro. Il primo incontro è quello che voi avete provato con i bigliettini, no? Con le domandine che vi sono state fornite fuori. Ecco, abbiamo cercato di fare una sorta di assunto delle prime due lezioni del laboratorio in questo modo, ecco, il primo approccio al laboratorio espressivo, cioè la didattica mito che viene condiviso fra italiano e arte, sono proprio queste domande. I ragazzi nella prima lezione di espressivo vengono sottoposti a queste cinque domande proprio per avviarli tramite degli brainstorming, delle punti guidati alla tematica del laboratorio che appunto poi è avvenuto. Esatto, il tema non viene svelato. Allora, il primo incontro in classe è costituito da questo questionario. Ciascun ragazzo è invitato a rispondere per iscritto solo a tre domande e ovviamente su un foglio che non è il quaderno, che è un foglio che poi rimarrà in una cartellina a scuola, quindi in cui nessuno può leggere errori di ortografia o nulla. Ciascuno è libero di scrivere tutto ciò che vuole. Dopodiché, domanda per domanda si discute sulle risposte che hanno ottenuto e generalmente si scopre che su alcune danno risposte assolutamente scientifiche, su altre quando arrivano su cosa sai sull'amore iniziano a inventare. Cosa pensi succederà per le persone quando muoiono? Viene fuori il paradiso, gli angeli volano, vagano per il mondo, vanno sulle montagne, vanno sulle nuvole. E quindi da qui, soprattutto sull'ultima domanda, si può iniziare a discutere sul fatto che quando non si ha una risposta certa nasce il mito, nasce la leggenda, nasce la fantasia. E infatti dopo questo brainstorming, che inizia grazie a questo questionario, di solito si può leggere un mito di creazione. Poi ciascun insegnante può scegliere. Quest'anno abbiamo letto il mito di Pango, e in modo tale da introdurre anche il discorso sulla cosmogonia. Vi facciamo vedere magari rapidissimamente la struttura di questa unità didattica, in modo da avere un'idea di come andiamo avanti. Il percorso, nel senso che poi un insegnante italiano può scegliere anche un'altra opera d'arte, un altro affresco e sicuramente quindi ci può proiettarlo immobile, in modo che ciascun ragazzo possa concentrare l'attenzione. Questo è un esempio, abbiamo portato queste immagini perché appunto, come dice Paola, noi facendo la spinola abbiamo portato questo come esempio. Però ci sono altri esempi più avanti, mi ha detto che bisogna iniziare l'incontro con gli dei, tra l'altro per chi insegna italiano offre poi delle occasioni di lavoro più legate alla materia, tipo la descrizione ad alta voce ai compagni della divinità, ad alta voce per iscritto,
viene insegnato in grassetto le attività le più legate all'italiano. Per quanto riguarda la scrittura creativa, si può provare a scrivere, a inventare il dialogo fra queste divinità, oppure scrivere cosa sta dicendo ora, cosa ha detto prima, quindi entrare nei pensieri del personaggio, medesimarsi e raccontare o cosa sta dicendo e facendo, o addirittura inventare la sua storia. Ed è interessante qui perché viene fuori di tutto, insomma, perché qui non c'è limite alla fantasia. In un incontro successivo proponiamo di mettere un limite alla fantasia e di riconoscere le divinità. Quindi ciascun ragazzo in classe mostra agli altri il disegno dell'oggetto, del dettaglio che ha catturato, diciamo, quando è stato nel museo, e a questo punto si cerca di riconoscere a quale divinità appartiene. Per fare questo riconoscimento, fra i materiali che utilizziamo è una tabella che proponiamo vuota ai ragazzi, in modo che ciascuno la si possa riempire con le loro informazioni. Cioè, l'idea è che non siamo noi a dare ai ragazzi tutte le informazioni, ma a questo punto sono loro che riempiono questa tabella che va proiettata vuota, e ovviamente l'insegnante completa le informazioni che i ragazzi sanno, perché di fatto poi, oltre all'esperienza di incontro con la divinità e con l'opera d'arte, loro hanno anche un sacco di conoscenze pregresse legate alla mitologia classica. Quindi è interessante raccogliere e valorizzarle. Hanno riconosciuto le divinità? Bene, anche qui chi vuole può proporre una lettura della favola di Amore e Psiche di Apuleio, quindi anche qui italiano c'è. O può scegliere di leggere comunque altre letture di miti legate ai personaggi che sono presenti all'affresco di Amore e Psiche, del matrimonio di Amore e Psiche, che è rappresentato sulla Palazzo Spina. Poi il lavoro può proseguire, se volendo, questa è un'ipotesi di percorso, vi ripeto, con uno o due incontri in cui si approfondiscono testi che parlano dei vari tipi di amore che ci sono nel mito, dal ratto di Proserpina, Pane, Seringa, e qui ogni docente di italiano può scegliere. Anche qui aggiungo una precisazione, sto parlando del docente di italiano, in realtà l'ideale sarebbe che questa attività venisse concordata col docente di arte. Alla Domilani abbiamo la possibilità di lavorare in compresenza, ma se in una scuola non c'è la compresenza, è possibile comunque preparare al momento della programmazione un percorso comune col docente di arte, scambiarsi il materiale, e poi alcune attività possono essere svolte nelle ore di italiano, altre nelle ore di arte. È molto importante però programmare insieme e scambiarsi i materiali. Un altro incontro, un'altra possibilità di lavoro fuori da scuola o anche qui proiettando le immagini, può essere svolta a Palazzo Reale. Abbiamo scelto Palazzo Spino e Palazzo Reale perché hanno l'ingresso gratuito per i ragazzi. Quindi perché quanto galleri personali, oltre ad essere dei palazzi straordinari, avendo l'ingresso gratuito, sono abbordabili per tutte le scuole, insomma, anche per chi non ha la possibilità magari di spendere troppo per le visite. E a Palazzo Reale proponiamo un'attività sempre sia corporea, sia grafica e sia legata alla narrazione. In particolare l'ideale è strutturare un'attività tale per cui i ragazzi debbano rimettere in gioco le conoscenze che hanno acquisito fino a questo momento. Quindi una delle possibili attività è portare o un cesto con i vari oggetti da offrire alle divinità, o un cesto con le immagini degli oggetti che vogliamo offrire alle divinità, dividere i ragazzi in gruppi e chiedere a ciascun gruppo di scegliere un oggetto e andarlo a offrire a una determinata divinità presente. A Palazzo Reale, nella Galleria degli Specchi, sono presenti una serie di divinità classiche, sia sotto forma di statue sia affrescate. E quindi qui ciascun gruppo di ragazzo deve attivamente scegliere a chi andare, che ne so, a offrire le rose o il pettine o dell'uva. E quello che ci interessa molto è il fatto che il corpo partecipi molto a questa attività, quindi che poi ciascun gruppo mostri agli altri come offrirà questo oggetto, e quindi di nuovo mette in scena un piccolo rito o comunque una sequenza di movimenti o di gesti o di parole che ciascun gruppo possa costruire. Se uno non ha voglia di mettersi così in gioco dal punto di vista dell'attività teatrale, può anche svolgere un'attività un pochino più tradizionale, ovvero a
Palazzo Spinola, oltre Palazzo Reale, oltre a queste statue, sono, cioè, sia, c'è la statua del ratto di Proserpina, c'è affrescato Prometeo, la fuga di Enea, Ercole e Narciso. Quindi, volendo, uno può anche semplicemente sedersi davanti a questi affreschi e leggere i testi, le narrazioni in cui questo, che vedono come protagonisti questi personaggi. In questo modo si unisce la didattica dell'italiano con l'immagine, con il linguaggio figurativo e quell'incontro con l'opera d'arte che, diciamo, che cattura i ragazzi molto di più che una lettura fatta in classe. Si può proseguire volendo in classe sempre proiettando i quadri che raffigurano le metamorfosi, anche qui abbinano magari lettura delle immagini, lettura dei testi e visione dell'immagine, e poi, perché no, arrivare anche a affrontare l'Iliade. A noi piace proporla tramite la lettura che ne fa Baricco, quindi i testi vengono letti da autori, sono file audio meravigliosi e che tutti i ragazzi ascoltano con un'attenzione incredibile, anche perché essendo rivisitata è fatto in modo tale per cui l'ascoltatore viene davvero coinvolto nella vicenda. Detto questa è un'ipotesi di percorso. Ci tengo a dire che, appunto, uno può scegliere se lavorare sicuramente in collaborazione con docente di arte o a scuola, o se riesce a uscire da scuola in un museo sarebbe l'ideale. E, appunto, questa modalità permette davvero di dare tantissima attenzione a tutti i ragazzi, cioè avendo un approccio legato alle emotività e ai linguaggi non verbali, veramente tende a non escludere nessuno. Poi è ovvio che qualcuno approfondirà il discorso e quindi magari leggerà più testi, farà la comprensione del testo, inventerà quattro testi legati ai miti e qualcuno magari di meno, però l'iniziare in questo modo permette di coinvolgere tutti, e questo secondo me è molto importante, soprattutto nell'italiano, che è una materia un po' complessa che tende poi magari a escludere chi, soprattutto chi magari ha disturbi di apprendimento, chi ha un livello di attenzione molto basso davanti a una lezione frontale. Fine. Volevo sapere un'ultima cosa, nel senso che questo è il secondo anno che noi facciamo, cioè nel senso, il mio c'è il secondo ciclo, quindi è già una seconda esperienza. L'importante, ovunque si sia, cioè sul territorio, questo percorso fatto in questo modo, oltre appunto, come dice Laura, a dare la possibilità di utilizzare l'approccio dei linguaggi non verbali, eccetera, permette anche l'appropriazione del bene, del patrimonio cittadino, culturale, artistico, nel senso che, ora noi abbiamo fatto l'esempio di Spinola e Reale, però voglio dire, perché appunto con la crisi che c'è sono le gallerie statali gratuite, ma comunque qualsiasi palazzo, qualsiasi grotta, qualsiasi cosa ha cicli di affreschi, statue che sono legati alla mitologia, quindi mi veniva in mente Pegni piuttosto che altri quartieri, cioè si trova sempre un modo per incontrare gli dèi, parlare, atteggiarsi, fare vita corporea, e quindi anche un modo per fare lezioni in maniera, in modo da appropriarsi di quello che hai fuori, che sono solo di nostro. Tutto qua. Non so se Monica vuoi aggiungere qualcosa, perché Monica si occupa di questa attività da tantissimo tempo, e diciamo che io la prima volta l'ho fatta con lei e mi sono emozionata tantissimo. La rifaccio più che volentieri, mi aveva stupito. Direi che secondo me, che cosa significa cultura per i ragazzi? Cioè la cultura è un qualcosa che fai un po' proprio, diventa tuo patrimonio, perché diventi tuo patrimonio, secondo me l'esperienza diretta è la cosa più importante in assoluto. Stamattina ne vengo da un'attività didattica fatta con dei bambini di prima elementare, messi di fronte a un'opera di Diana e di Mione, un mito, e la cosa che mi ha colpito è che loro poi nei loro lavori grafici hanno riportato i simboli, gli attributi delle divinità, quindi hanno fatto proprio un riconoscimento,
cioè proprio la luna di Diana, nel fermaglio dei capelli, questi pupazzetti avevano tutti questo fermaglietto che rimane, cioè diventa per loro già un bene acquisito, nel senso che quindi poi nel riconoscimento anche di altri, di altre opere iconografiche, eccetera, loro sanno che quella luna significa Diana. Ed è un'esperienza che loro hanno vissuto direttamente andando al museo. Ecco, se fosse stata magari raccontata attraverso la lettura di un brano, probabilmente non avrebbe fatto lo stesso tipo di effetto. E addirittura un bambino, perché poi in questo dipinto dove c'è Diana e Ermione sogna, nel sogno, io ho fatto parte dei disegni, visto che sono di prima elementare, il sogno di Ermione, la cosa che mi ha colpito, infatti è una cosa freschissima, mi ha colpito tutto il giorno che ci rifletto, un bambino che poi il maestro mi ha detto che ha dei problemi in famiglia con di separazione tra padre e madre, e Ermione cosa segnava? Il fatto che Diana entrava nel mare e affogava perché un mostro marino la stava mangiando e Ermione è sulla spiaggia e sghignazza. Cioè, una cosa veramente travolgente che ti fa pensare come poi anche la loro esperienza di vissuto la riportano poi a una lettura, qui nel caso appunto di bambini, però nel fatto che poi come l'esperienza tua poi personale, riflettendosi sulla lettura di, un, di un'opera, la fai tua, la fai propria. Questo secondo me è una delle caratteristiche importanti nel fare didattica sul territorio, secondo me fare scuola sul territorio è la cosa che poi ti rimane dentro. Aggiungo un'altra piccola attività, un possibile attività a livello grafico è disegnare le vicende delle divinità a fumetti ed è importantissimo per l'italiano perché aiuta i ragazzi a strutturare la narrazione. E oltre al fatto che si divertono come pazzi a farlo e quindi partecipano tutti e lì si può lavorare con ciascuno sul significato, sulla logica, quindi offre degli spunti importanti poi per l'italiano. Io lascerei la parola, o che, se ci sono domande lascerei la parola a lei? Sì. A Paola? Sì. Esatto, mi presento. Sì, sì, Paola Di Pasqua, primaria del convitto, e sono felice di essere qua oggi perché Elisa mi ha coinvolto in questo momento. Non sono riuscita a preparare grandi cose, però mi interessava provare a esserci noi della primaria per cominciare ad agganciarci in qualche modo e parlare insieme di questo argomento di linguaggi, e quindi provo ad agganciarmi senza potervi far vedere grandi cose magari di lavori fatti, ma iniziando a discutere di qualche input qua e là, di cose che su cui potremmo riflettere insieme. Mi hanno coinvolta, appunto, mi hanno fatto vedere questo lavoro che stavano facendo e l'argomento era quello dei linguaggi. Io mi occupo di teatro anche, quindi questa cosa mi ha subito appassionata, coinvolto, pensando di poter parlare un linguaggio comune. E quindi a partire un po' dal discorso del mito che mi ha stuzzicato, perché l'anno scorso appunto stavo facendo con gli alunni della mia classe proprio un lavoro sul mito che è scaturito da un percorso che stiamo facendo di filosofia con i bambini attraverso un laboratorio teatrale, e beh, ho avuto un'esperienza che ho rivisto molto nelle cose raccontate da Laura, quindi in questo proporre comunque il sapere è un contenuto proprio attraverso prima di tutto il vissuto, no? Il vissuto diretto dei ragazzi, in questo caso il nostro era il mito della caverna. E l'esperienza dei bambini è stata quella proprio di provare queste emozioni, di immedesimarsi, no? In questi prigionieri, in questa percezione della realtà che è solo quella che vedono, nel provare a drammatizzare questa situazione in cui uno si libera, cerca di liberare gli altri, cerca di convincere gli altri nel
dello scontrarsi con l'improvvisazione teatrale degli altri che resistono per la paura di ciò che è ignoto, cioè, ma tutto questo è avvenuto appunto tramite prima di tutto un'esperienza di vissuta emotiva in cui li ho guidati semplicemente, prima ancora di raccontare, prima ancora di spiegare, no, il contenuto. Come prima diapositiva ho pensato a proprio ad agganciarmi un po' anche al discorso delle indicazioni nazionali che ci invita un po', no, a riflettere ancora di più su ciò che possiamo avere in comune e sul discorso appunto del sapere unitario. Il laboratorio teatrale è una scatola magica in questo senso, che è proprio la scatola di tutti i linguaggi che si incontrano e lavorano insieme e aiutano il bambino, qualsiasi tipo di bambino, come sottolineava Laura, quindi è proprio lo strumento, la metodologia, è l'ambiente, per me è un habitat in cui veramente tutti riescono, tutti possono passare e allora lì possiamo veramente affrontare i saperi. Questo vabbè era un po' per parlare del nostro mito, di quello che possono aver provato i ragazzi e di quello che quindi è stato un po' il vissuto nella presentazione di questa esperienza. Ma più che un'altra cosa, appunto, mi interessava parlare un po' di questi linguaggi, no, che sono stati toccati, quello del corpo, quello del linguaggio quindi verbale, emotivo, della parola, a tutto tondo, pensando appunto che il teatro appunto è cultura, cioè ci permette quindi di stimolare tutte queste forme di apprendimento. Parlando del teatro come gioco, perché questo gioco che attraverso cui ogni linguaggio, no, trova spazio e quindi ogni sapere può essere trasmesso in ogni forma, ad ogni alunno. La trasversalità appunto dei contenuti, i centri di interesse, il laboratorio come sfondo integratore, no? Quindi come reale modello di flessibilità progettuale. Io sono anni che utilizzo il teatro per ogni tipo di sapere, quindi veramente ci permette di organizzare ogni tipo di lezione in un modo che arriva a tutti ed è per tutti. E poi ci permette percorsi progettuali sicuramente più complessi e più standardizzati, come può essere la costruzione di uno spettacolo che quindi ha varie parti. Un altro, nel nostro caso appunto era quello della filosofia, cerco di andare un po' più veloce perché le cose che poi mi interessava sinceramente più oggi, su cui mettere a fuoco un attimino l'attenzione, era proprio quello che è un lavoro collegiale. Prima si diceva la possibilità di essere in compresenza, nella scuola primaria c'è una realtà un po' diversa, nel senso che comunque l'insegnante è prevalente o è le compresenze non le abbiamo più, però abbiamo possibilità di lavorare a classi aperte, l'idea di poter fare delle ore aggiuntive e quindi di lasciare altre possibilità, non è che ci sono altre aperture, no? Un po' anche di fantasia nell'organizzazione del lavoro ci permette ancora di fare queste cose. Ne discutevamo anche con Elisa, io in alcuni anni mi sono trovata a pensare per esempio di utilizzare la funzione strumentale come così un modo per poter fare delle ore dirette con le ragazze di laboratorio in periodi in cui non c'erano altre possibilità. La collegialità ovviamente anche per noi poi esiste, perché comunque un docente non fa tutto, quindi riuscire a trovare questo linguaggio comune, collaborare e in qualche modo cercare di far emergere anche le risorse personali, perché mentre nella seconda di primo grado la disciplina è già una particolarità, no? Per noi c'è un insieme di discipline più vasto e non sempre c'è la preparazione nello stesso modo, quindi a volte si tratta anche di saper organizzarsi cercando di valorizzare quelle che sono poi le risorse e le peculiarità di ognuno. Le didattiche appunto attive e laboratoriali sono le strategie più efficaci per sviluppare le competenze, proprio perché
è l'unità di età, no? La pluralità di stimoli e di linguaggi di cui sono portatrici. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale, la cosa che è emersa dal lavoro proposto sul mito, la cosa che, in cui noi crediamo e il modo in cui cerchiamo di lavorare. E è molto bello, secondo me, che è emerso nei nostri pochi incontri questo fatto che combaciava il metodo in cui si va a lavorare. E quindi ho pensato molto alla continuità, anche perché oggi siamo un metodo comprensivo, e alla continuità che spesso mi è capitato di vedere come un momento in cui noi andiamo a visitare le scuole, gli insegnanti vengono da noi e propongono attività, ma continuità è anche soprattutto condivisione, per esempio, di contenuti affrontati, ma soprattutto possibilità di condividere metodologie. E in questo caso creare quella che forse è la vera continuità, a mio parere, che è quella, appunto, che si diceva, una familiarità, cioè il fatto che i nostri alunni possano aver lavorato in un certo modo attraverso certe metodologie che puntano sui diversi linguaggi, puntano sulla possibilità di vivere le esperienze e ritrovarla nel percorso successivo, nell'ordine successivo, e sentirsi a casa, perché si cambiano le persone, ma è come entrare in una stanza e sentire quel profumo di casa propria. E io ho sempre chiamato, nei tanti anni di attività di scuola e teatro, tutti i macro progetti che facevo proprio un palco per comunicare, proprio perché penso che fare teatro si può fare su tutto, anche sulla matematica, su qualsiasi argomento, ed è veramente uno strumento semplicemente per raccontare, per esserci, per essere pienamente, no? Per portare i ragazzi a vivere e ad affrontare un sapere con tutte le proprie risorse. Quindi un luogo in cui i saperi si intrecciano e questa multidisciplinarità è intrinseca, proprio perché il teatro è così di natura. E quindi il far vivere queste esperienze ai ragazzi è già di per sé un modo di rendere il sapere unitario. Si parlava di questo, mi piaceva riflettere sul fatto che pensiamo a volte, no, che si parla di unitarietà del sapere, quando a me sembra che sia in natura già un taglio, no? E che a volte è proprio un impegno dell'adulto, della scuola o della realtà che si accorpora di riuscire a segmentarlo. Cioè è quasi più il contrario di quello che si pensa, no? Ci sproniamo, veniamo spronati a renderlo unitario, ma lo è già. Siamo noi che a volte ci impegniamo a segmentarlo. E volevo terminare appunto con questo concetto di continuità che io ho incontrato parlando con le colleghe, che tanto mi ha fatto star bene. E pensare che appunto la continuità è proprio guardare nella stessa direzione, usando proprio ogni linguaggio che ci è possibile. Questo è quello che ho trovato e che mi sembra che ci possa veramente guidare in questo cammino. Lisa, ti lascio la parola. Dunque, cominciamo con una nota di problematicità, nel senso che questo tipo di metodologia non offre, diciamo, delle proposte, dei pacchetti preconfezionati, ma piuttosto invece apre delle, diciamo così, dei dubbi e degli spazi di, non di difficoltà, ma comunque delle domande, sicuramente lascia delle domande aperte, perché non è facile proporre la metodologia che è stata illustrata prima, tant'è vero che Lara parlava di proposte. Questa è una delle proposte, no, che la scuola può offrire. Quindi adesso cerco di spero velocemente di tirare un po' le fila e di capire perché per noi è importante ed è funzionale a tante cose questo tipo di lavoro, che è il lavoro interdisciplinare sull'italiano, i linguaggi non verbali, e su quello
che si chiama il laboratorio, no? Allora siamo partiti quindi dall'indicazione alla fine del primo ciclo e quindi siamo partiti dalla fine e abbiamo estrapolato Chiara, che è la mia collega, Chiara Cipolli, che è la mia collega di musica, e io quest'estate. Abbiamo messo insieme queste osservazioni che adesso vedrete. E alla fine del primo ciclo, questo profilo delle competenze, queste in particolare che vedete qua, ci sembravano quelle più attinenti per l'interdisciplinarità e il laboratorio, come noi li intendiamo. C'è questo proprio talento che abbiamo messo in corsivo perché ci sembrava un po' stonasse parlare di talento nella scuola. Il talento è qualcosa che ha a che fare con una sfera personale che forse non è, la scuola non è proprio l'ambito giusto forse nella quale uno esprime un talento, già il talento è difficile da definire. Comunque sicuramente in relazione alle proprie potenzialità si impegna in campi espressivi, questo sì, sicuramente. Dicevo che questo tipo di lavoro lascia delle domande aperte, ma è la cosa più interessante, secondo me, perché quindi la ricerca non finisce mai. La ricerca non finisce mai e tutte le volte bisogna approfondire il metodo e tutte le volte bisogna costruire un curriculum diverso. E questo tenendo presente ovviamente chi abbiamo davanti. Allora, quale strada per seguire? Ci sono ovviamente due momenti. Il primo è quello della condivisione con i colleghi e sono spazi che vanno cercati, trovati, voluti, e quindi a priori c'è il lavoro interdisciplinare con i colleghi con i quali si decide il percorso. Ogni volta è mettersi d'accordo, e ogni volta mettersi d'accordo presuppone che questo mettersi d'accordo sia diverso, perché tutte le volte dobbiamo tenere conto dei ragazzi, del loro stile cognitivo, della relazione con l'altro, anche tenendo conto del lavoro interdisciplinare che nelle nostre classi è così importante, e del contesto generale di apprendimento. Tenendo conto che il laboratorio è sicuramente uno spazio anche difficile in cui lavorare, però sicuramente mette in atto, per esempio, delle forme da parte dei ragazzi di partecipazione responsabile, disponibilità a mettere alla prova le proprie conoscenze in ambiti diversi, in contesti diversi, in situazioni che sono sempre diverse. Quindi ha un potenziale che è enorme, che è grandissimo. E abbiamo individuato due parole chiave che sono gigantesche: una è la consapevolezza e l'altra è l'espressione di sé e attraverso la comunicazione. Allora, consapevolezza, in questo tipo di lavoro, in questo contesto, sicuramente esiste la scoperta delle proprie risorse espressive. Questo, come diceva Laura, come diceva anche la Paola, anche in bambini che in altre situazioni forse non riescono a capire, cioè è una scoperta in realtà il laboratorio delle proprie espressioni, è una scoperta insieme ai docenti e agli adulti. La scoperta di quello che io forse posso fare in relazione con l'altro e anche in relazione allo spazio. Per spazio in questo senso noi intendiamo una palestra, un luogo aperto, il foglio bianco su cui devo scrivere, il foglio su cui devo disegnare, un brano musicale, e quindi è il rapporto fra me e lo spazio, che spesso è il vuoto, che io decido se riempire o non riempire, per esempio. E quindi dal punto di vista dell'italiano, per esempio, quando lavoro sulla suspense, questo mi permette, a proposito del vuoto e di quello che scrivo e della scrittura,
mi permette di sviluppare prima di tutto la consapevolezza dello spazio della scrittura, cioè la scrittura è uno spazio e quindi le pause sono fondamentali e quindi l'energia della scrittura e l'intensità della scrittura mi permette di ottenere certi effetti. E quindi lo spazio è proprio il luogo, diciamo, principale nel quale nei laboratori io mi metto in gioco. Quando parlo di relazione con lo spazio, per esempio, di pause e di silenzi e invece suoni di pieno e vuoto, parlo per esempio della qualità del movimento, nell'espressione corporea, la mia relazione con lo spazio determina la qualità del movimento, che è anche la qualità della scrittura. Sicuramente in un contesto laboratoriale, diciamo, il panico del foglio vuoto o del movimento trattenuto, lo dicevamo tante volte anche con Piera, viene meno, perché in realtà la scrittura è mediata da tante cose che mi permettono anche di tranquillizzare la mia prestazione. E quindi di fronte a un'immagine, a una musica e a una, anche all'espressione corporea, quindi dato lo stesso oggetto di osservazione e di studio, io ho talmente tanti stimoli che di fronte al riempimento della pagina vuota, io parlo dal punto di vista della scrittura, difficilmente non so cosa scrivere. E questo è quello appunto di cui illustrava prima Laura. Questo vuol dire, quando parliamo di arte, di espressione corporea, di scrittura, di musica, no? Cerchiamo di parlare sempre della stessa cosa e cerchiamo di far passare il messaggio che stiamo parlando sempre di uno stesso oggetto che però è analizzato con tanti linguaggi diversi. E il percorso, diciamo così, il senso di marcia è sempre dal centro verso l'esterno e dall'esterno verso il centro, e questo gioco dovrebbe permettere di creare nei ragazzi degli strumenti personali. Questo è veramente il macro obiettivo, degli strumenti personali che dovrebbero usare in altri contesti di apprendimento, di conoscenza, anche al di fuori della scuola. Dunque, dicevamo, l'espressione di sé e l'uso creativo dei linguaggi, quindi uno studio, dato uno stesso oggetto di studio e di osservazione attraverso diversi linguaggi, la sua analisi attraverso linguaggi diversi, secondo la nostra esperienza, permette appunto una disponibilità, perché è l'atteggiamento durante il laboratorio dei ragazzi che è quello che mi interessa, permette una disponibilità maggiore e quindi un'apertura nel mettersi in gioco e nel mettere in gioco le proprie conoscenze. Ah, per tutti i ragazzi. Ci sono tre aree per la costruzione del curriculum e per l'approccio al lavoro laboratoriale, che sono il lavoro sulle discipline, con i ragazzi e sugli strumenti. E cosa succede? Le discipline devono, e i docenti devono essere disponibili a inserire e convogliare nel laboratorio parte dei loro contenuti, dei loro obiettivi disciplinari. Questo non è sempre facile, perché si tende molto a appropriarsi in modo un po' egoistico della propria disciplina, e invece il laboratorio è anche un lavoro per gli insegnanti di disponibilità, no? Al lavoro con gli altri, al cedere un po' della propria di quello che si deve fare nelle proprie ore in ambiti diversi. Questo è una bella, interessante, no? Lavorare su di sé in questo senso, sulle proprie discipline e sul contesto emotivo da creare
per far sì che i ragazzi entrino in un contesto che è diverso da quello scolastico e disciplinare che loro conoscono. E quindi non dare titolo, l'avete già sentito, l'abbiamo già detto, non dare titoli, non presentare con le unità didattiche, ma far entrare i ragazzi e proporle in maniera da stimolare la curiosità senza fornire risposte a priori. In questo senso, certo, è un lavoro che tutte le volte parte da capo. Personalmente i ragazzi con il loro atteggiamento negli anni, io credo che ci abbiano insegnato molte cose e quindi siamo stati costretti a costruire un curriculum che è sempre tarato e non mai standard, e tutte le volte ci sono delle scoperte da parte dei ragazzi, ma anche da parte nostra, perché è sicuramente perché loro capiscono che è un ambiente di apprendimento che è diverso da quello quotidiano. Soprattutto devo dire l'espressione corporea e la corporeità ha a che vedere con l'extra quotidiano, ma anche un tipo di scrittura che loro non vistano durante le loro lezioni italiane virtuali. E queste sono le questioni aperte. Come predisporre la situazione iniziale del percorso? Ed è la partecipazione emotiva dell'alunno che è il pezzettino che abbiamo insieme sperimentato all'inizio, che è una situazione in cui io mi immergo in qualcosa che non conosco e che è bello non conoscere, no? Quindi i bambini addirittura sono bendati in certe situazioni, oppure si fanno ascoltare loro delle musiche, o anche si possono leggere dei testi semplicemente, ma senza i titoli, senza i titoli. Altra questione enorme è come passare dalla fase del laboratoriale all'acquisizione poi cognitiva generale, e questa è una cosa che di volta in volta bisogna tenere sott'occhio, no? Monitorare e come porre attenzione didattica per guidare gli alunni a fare i propri determinati apprendimenti. Quindi un percorso sicuramente difficile, ma l'obiettivo veramente interessante, ripeto, è quello che i ragazzi costruiscano dei personali strumenti di percezione del mondo applicabili in altri contesti. E sì, secondo me forse è una cosa che acquisiscono senza tanto rendersene conto, ma sicuramente se il metodo è passato e magari, no, se iniziasse dalle primarie, no, e fosse un approccio, no, alla percezione del mondo che loro sperimentano in più contesti, sicuramente è un obiettivo che forse potrebbe essere raggiunto, cioè personali strategie, come faccio ad arrivare lì avendo a disposizione tutto questo, no? Questa, vabbè, è una sintesi dei nostri laboratori, ma forse è poco interessante. E invece una piccola, un'ultimissima cosa sulla valutazione. Non si possono valutare i laboratori interdisciplinari con una valutazione tradizionale. E invece si possono valutare alcune delle competenze che sono individuabili nel lavoro disciplinare, per esempio interdisciplinare, per esempio nel laboratorio sulla suspense noi quest'anno valuteremo il comunicare. Questo sì. Questo è un modo, no, per poter mettere un punto su quello che è stato fatto, e una cosa molto interessante è il percorso di autovalutazione dei ragazzi, e quindi una autovalutazione, una sintesi, un riassumere forse anche semplicemente, no, le cose che le proposte fino a quel momento acquisite,
fatte, i contenuti acquisiti, i contenuti svolti, e su questo Laura, insomma il gruppo del laboratorio espressivo, sta cercando di trovare delle soluzioni e sta lavorando. Credo che se Laura vuoi dire qualcosa sull'autovalutazione, su queste schede che abbiamo fatto per i laboratori. È un po' un nodo cruciale, nel senso che un po', cioè mi sembra che all'interno del gruppo siamo tutti convinti che i laboratori servano per mettere in gioco le competenze, le cosiddette competenze trasversali. Cioè effettivamente servono proprio, stiamo creando questa scheda di valutazione che è già la terza versione, sperimentiamo e discutiamo su come fare. E di fatto l'obiettivo è che i ragazzi siano consapevoli del loro percorso, che siano in grado di ricostruire ciò che abbiamo fatto, quindi dall'esperienza iniziale fino alla fine, e siano consapevoli di ciò che hanno imparato, non solo in termini di conoscenze ma anche in termini di saper fare. E adesso stiamo lavorando a questa scheda, nel senso che non è così semplice trovare il modo attraverso cui i ragazzi possano esprimere questa consapevolezza. E non è facile neanche per noi renderci conto fino in fondo quanto loro siano consapevoli. Ci stiamo lavorando. Un altro nodo cruciale, secondo me, sollevato Lisa, e su cui a volte discutiamo anche nel gruppo di lavoratore espressivo, è l'autovalutazione di noi docenti. Cioè, il lavoro interdisciplinare ha questo aspetto prezioso, nel senso che io mi metto in discussione e dico: ma la mia azione didattica è efficace o non è efficace? Posso imparare qualcosa dal mio collega, dai ragazzi, ho imparato, ha avuto successo questa azione, ho fatto totalmente un flop. Quindi secondo me questo è un altro aspetto interessante di questo del lavoro interdisciplinare, quindi che sia italiano arte, italiano musica. Questa della valutazione è una cosa sulla quale credo la scuola abbia discusso per un buon tempo, anche in passato. E non lo so, credo ci fossero due scuole di pensiero diverse, se non ricordo male, ma comunque leggendo un testo sulle competenze qualche tempo fa mi sono rimaste impresse delle definizioni che sono veramente attinenti al laboratorio espressivo. Una mi piace particolarmente, che è sviluppare l'attitudine a tollerare l'ambiguità. Cioè, tollerare l'ambiguità è difficilissimo ed è una attitudine che i ragazzi sviluppano in questo tipo di lavoro, ma anche a noi. Purtroppo ci sono dei confini che non sono così netti, e c'è tutto il contesto del laboratorio espressivo è un contesto dove c'è sempre uno sfondo di incertezza, di problematicità. E secondo me però questa è la cosa interessante. Direi, se volete intervenire, fare delle domande, Cinzia da casa, professoressa di arte, in Skype. Io volevo ritornare a...